Buon pomeriggio e bentornati ai telespettatori di Le Fonti TV. Siamo nell'ambito della terza edizione della TV Week dedicata al diritto penale d'impresa. Abbiamo iniziato queste riflessioni lunedì e in più occasioni abbiamo detto che la 231, che quest'anno compie 20 anni, è cruciale nella vita delle aziende ed è per questo che è stata scelta proprio come leitmotiv per la nostra terza edizione della Week. Tra i tanti argomenti affrontati già nel corso dei precedenti dibattiti, cruciale si è rivelato l'allargamento che nel corso degli anni ha subito questa normativa. In 20 anni è cambiato veramente tantissimo nell'operatività delle aziende e questo è perché sono aumentati i reati che sono entrati nel novero di quelli presupposti contemplati dalla 231. Ebbene, uno degli ultimi cambiamenti riguarda i reati di natura tributaria e questo, devo dire, ha destabilizzato non poco le imprese. Oggi avremo modo di approfondire proprio questo argomento e lo faremo in maniera quanto mai plurale. Infatti abbiamo la fortuna di avere tre ospiti che portano un background specifico che va a 360 gradi a darci la possibilità di analizzare l'inclusione dei reati tributari nella 231. Ebbene, allora inizio subito col presentarveli. Do il benvenuto a Laura Beretta, capo della funzione fiscale del gruppo Prismi. Anna. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta Beretta. Buongiorno a tutti. Do il benvenuto anche all'avvocato Fabio Cagnola, avvocato penalista e founder partner dello studio Cagnola e Associati. Benvenuto avvocato. Grazie, grazie, benvenuti anche a tutti voi. E infine do il benvenuto ad Antonio Veneruso, a capo della funzione fiscale del gruppo Artesana, ma non solo, infatti, se non ricordo male, mi corregga se sbaglio, Veneruso, lei è stato anche per anni, credo per un ventennio, nella Guardia di Finanza, quindi ci potrà dare una sfaccettatura ancora diversa, una duplice sfaccettatura della questione. Confermo, confermo. Intanto grazie per l'invito. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno anche a lei, benvenuto. Prima di approfondire nello specifico la visione delle aziende, chiederei però all'avvocato di darci un po' i perimetri normativi. Io li ho soltanto accennati chiaramente in premessa, quindi lascio a lei ovviamente approfondire e entrare nel merito di quello che poi effettivamente è successo nell'ultimo biennio. Allora, diciamo che nell'ultimo biennio ci sono stati due grossissimi interventi normativi che hanno interessato il decreto legislativo 231. Il primo è quello entrato in vigore alla vigilia di Natale del 2019, che ha fatto cadere quello che era un vero e proprio muro di Berlino, cioè il muro che proteggeva le aziende da una responsabilità 231 per i reati tributari, prevedendo l'estensione della responsabilità 231 anche a determinate fattispecie di reati tributari, in particolar modo ai reati di frode. Quindi parliamo soprattutto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture o di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Una seconda spallata al sistema è stata data poi dalla legge attuativa della direttiva PIF, entrata in vigore nell'estate del 2020, che ha esteso la responsabilità 231 anche ad alcuni reati dichiarativi non caratterizzati da una condotta fraudolenta, e parlo della dichiarazione infedele, articolo 4, e dell'omessa dichiarazione, articolo 5. Quando vengano superate determinate soglie, che per la verità oggi sono ancora abbastanza ampie, e quando sia interessato un gruppo transnazionale. Un'altra caratteristica, sempre della legge attuativa della direttiva PIF, è stata quella di estendere la responsabilità 231 anche per i reati di contrabbando. Quindi noi oggi, se paragoniamo, se facciamo una fotografia oggi della situazione 231 e la paragoniamo con quella di 2 anni fa, troviamo delle importanti innovazioni per quanto riguarda i reati tributari e i reati di contrabbando. Cosa significa questo per le imprese? Per le imprese significa
adattare e sviluppare il modello organizzativo in modo che possa essere prevenuto il rischio di commissione di questi reati. E in che direzione deve muoversi questo sviluppo del modello organizzativo? Ovviamente, dati i tempi di questo intervento, è difficilissimo poter individuare tutte le strade che, a seconda della peculiarità del business model dell'azienda, deve eseguire. Ci sono, possiamo però delineare tre direzioni di sviluppo fondamentali: una maggiore attenzione alle comunicazioni che vengono fatte alle autorità fiscali, prima di tutto la dichiarazione dei redditi; una maggiore attenzione alle transazioni infragruppo per far sì che queste rispettino i parametri del cosiddetto transfer pricing; una maggiore attenzione alle transazioni commerciali con aziende esterne al gruppo per tutelarsi dal rischio di eventuali false fatturazioni. Questi sono i tre canali fondamentali di sviluppo dei modelli organizzativi. Poi ci sono alcuni aspetti complementari, ma non meno importanti, come ad esempio la trasparenza delle operazioni fiscali nei confronti del fisco, la certezza che non vengano perseguiti fenomeni elusivi o finalità elusive o peggio ancora evasive. È certo che le aziende sono chiamate a delle importanti innovazioni in tema di modello organizzativo. Ecco, spero con pochissime parole di aver tratteggiato il quadro entro cui dovremo muoverci nella nostra dibattito di oggi. Assolutamente sì, e con estrema chiarezza tra le righe si è letto anche il messaggio, lo abbiamo ripetuto in più occasioni, che il modello 231 non può essere però fatto in ciclostile, quindi vanno bene le indicazioni di massima, chiaramente però va sempre calato nelle singole realtà. Lei ha scattato una fotografia molto interessante, ovviamente mettendo in luce appunto tanti elementi di discontinuità rispetto al passato. Chiedo quindi a Laura Beretta di provare a calarli poi nell'operatività aziendale. Quando avete letto che questo nuovo tassello si aggiungeva alla compliance, a tutto ciò che già in ambito tributario era previsto, come l'avete accolto? Criticità, ma magari anche avete visto delle opportunità? Allora, come diceva appunto l'avvocato Cagnola, sicuramente occorre adeguare il proprio modello organizzativo. Chiaro che nelle aziende che già erano strutturate, avevano già un sistema di controllo interno, magari perché si stanno approcciando o sono già in regime di adempimento collaborativo, esiste già un presidio sulla variabile fiscale, quindi un modello di controllo interno appunto della variabile fiscale. Le criticità secondo me sono maggiori nel momento in cui abbiamo aziende che non sono ancora mature e non hanno ancora affrontato questo percorso, per cui si pone un tema di organizzazione interna, ovviamente di avere procedure nell'ambito fiscale e anche di conoscenza e di competenza tecnica, perché come sappiamo tutti questi modelli devono poi essere efficaci e hanno tutta una serie di presidi, un presidio di primo livello, di secondo, di terzo livello, quindi i vari organi, poi le funzioni deputate a questi controlli e anche lo stesso organismo di vigilanza che poi deve verificare l'efficacia del modello, devono avere anche le competenze tecniche per poterlo fare. Di conseguenza le aziende si devono porre tutti questi temi, sia partendo appunto dall'implementazione di procedure che governino la variabile fiscale, che poi vengono richiamate ai protocolli 231 su cui si basa poi il modello organizzativo, ma al tempo stesso ci deve essere conoscenza e competenza delle varie funzioni preposte. Veneruso, stessa domanda per lei: in questo nuovo perimetro normativo quali opportunità ma anche quali criticità ravvisa? Beh, io qui volevo parlare di una criticità agganciandomi al tema già toccato dall'avvocato Cagnola, e mi riferisco un po' agli effetti della direttiva PIF sulle ipotesi di contrabbando doganale. Sappiamo che questa direttiva, il suo scopo preciso è proprio quello di andare a colpire le grandi frodi transnazionali, no? Quelle che impattano su diversi stati, e per però fattispecie di un certo rilievo. Parliamo di valori di oltre 10 miliardi di euro. Ecco, quello però che ho notato in questo decreto, chiamiamolo decreto PIF, decreto 75 del 2000,
che tra l'altro va a incidere anche su quelle fattispecie, diciamo così, di minore entità. Pensiamo a quelle fattispecie punite con la sola ammenda e multa, che qualora però abbiano, come dire, siano comportano evasione di diritti di confine, quando parliamo di diritti di confine parliamo di IVA, l'importazione del dazio, se questi diritti evasi superano 10.000 euro, ecco che scatta di nuovo la denuncia per contrabbando. Ecco, diciamo così, io come dire, posso capire come dire, l'intento della Comunità Europea di andare a tutelare una risorsa propria, perché ricordiamoci l'IVA fa parte di uno dei tributi armonizzati e quindi ne costituisce una risorsa propria della E e quindi serve a funzionamento e quindi è corretto che la comunità si vada a tutelare nei confronti di quelle imprese criminali, io li chiamerei, che sfruttando l'armonizzazione dell'IVA, la semplificazione introdotta col mercato unico, si inseriscono nelle maglie del sistema delle aziende che tutti i giorni invece si trovano a confrontarsi sul mercato con la concorrenza e vanno a perpetrare queste frodi. Qui è giusto criminalizzare, è giusto condannare, ma parliamo di importi veramente importanti. Aver andato a toccare invece anche situazioni di minore entità, che ricordiamo solo nel 2016 queste ipotesi di contrabbando semplice erano state depenalizzate, perché in effetti rappresentavano solo una, come dire, un aggravio, oltre che, diciamo, una scocciatura per i contribuenti e per le imprese, specialmente pensiamo a quelle a vocazione internazionale, cioè multinazionali che fanno import-export attività quotidiane, e laddove, per dire, pensiamo in caso che a seguito di importazione per un mero errore materiale oggi capita di dichiarare un valore inferiore e quindi ne scaturiscono maggiori diritti di confine per 10.000 e 1 euro, aziende che fanno milioni e milioni di importazioni, e per questo fatto oggi scatta una denuncia. Ecco, io credo che qui vada fatta una riflessione da parte del legislatore, magari poi l'avvocato Cagnola ci potrà dare un parere più tecnico, perché non riesco a capire il nesso di aver come dire, introdotto, tra l'altro questa, una volta che scatta l'ipotesi contrabbando semplice viene impattata anche la responsabilità amministrativa degli enti, perché la direttiva PIF, oltre ad andare a modificare la norma che depenalizzato questi reati puniti con la sola multa e l'ammenda, di fatto li ha poi introdotti anche nella responsabilità amministrativa della 231, introdotto con l'articolo 26 sex decia, se non ricordo male, e li punisce con una quota, con una pena pecuniaria qualora venga accertata la responsabilità dell'ente, con 200 quote. E se poi però questi importi superano 100.000 euro, le quote diventano 400. Ecco, per cui la mia criticità a questo, al sistema che è stato introdotto, è proprio perché capisco bene combattere le grandi evasori, le aziende che non chiamerei neanche con questo nome, che vanno a perpetrare frodi importanti, ma non capisco qual è il senso di andare a toccare la quotidianità delle medie e grandi imprese, ma anche piccole, che già quotidianamente lottano contro tutti, diciamo così, la burocrazia che esiste in tutti i vari settori dell'economia, non solo la parte fiscale, che oggi devono stare ancora più attenti a queste ipotesi per non incappare in una denuncia che ovviamente, per quanto poi, diciamo così, si risolve con i mezzi a disposizione, ma comunque che costituisce comunque un precedente per la persona poi che la subisce. Provo Grazie. Subito allora a girare la domanda all'avvocato Cagnola. Come mai questo giro di vita è così appunto importante? Può fornire qualche chiarimento, anche magari qualche orientamento dottrinale al momento a riguardo? Allora, è inutile che dica che ci ha molto stupito questa apertura che il legislatore ha fatto nell'attuazione della direttiva PIV sul contrabbando, perché mentre nell'ambito dei reati tributari è stata operata una distinzione tra reati di frode e reati non di frode, e la 231 per i reati non di frode, dove per reati non di frode intendo in modo particolare la dichiarazione infedele articolo 4 e l'omessa dichiarazione articolo 5, la responsabilità
delle persone giuridiche scatta solo quando vengono superati molti degli importi notevolmente elevati. Questa distinzione all'interno del contrabbando non si è fatta e quindi nell'ambito delle varie fattispecie di contrabbando non si è posta attenzione a distinguere i reati che possono essere caratterizzati da comportamenti fraudolenti da quelli invece che non sono caratterizzati da tali comportamenti. La soglia di punibilità per la responsabilità ex 231 è molto bassa per tutte le fattispecie. Conseguenze, rimedi, ripensamenti del legislatore. Io penso che questa questione, prima o poi, forse più prima che poi, verrà portata all'attenzione della Corte Costituzionale. Corte Costituzionale, dico cose ovviamente note a tutti, è quell'organo previsto dalla nostra Costituzione a cui compete di valutare se i provvedimenti del legislatore non siano contrari alla Costituzione. Qua un profilo di contrarietà potrebbe ravvisarsi nell'articolo 3 della Costituzione che detta il principio di eguaglianza, quindi il principio di eguaglianza potrebbe essere violato in questa circostanza dal fatto che mentre in materia di contrabbando la scura del legislatore è molto più affilata, in materia di imposte dirette ed IVA questa scura è molto meno affilata. Sappiamo cosa dice la Corte Costituzionale su queste questioni. La Corte Costituzionale è attestata sulla tesi per cui la Corte Costituzionale non può invadere la sfera discrezionale del legislatore nella formazione dei reati e delle fattispecie che danno luogo a responsabilità ex 231 a meno che non vi sia una manifesta irragionevolezza. Quando vi è una manifesta irragionevolezza, ecco che non si tratta più di un sindacato da parte della Corte Costituzionale sulla discrezionalità del legislatore, ma della violazione dell'articolo 3. Ora, io penso che in situazioni di questo genere ci sia materiale per portare la questione all'attenzione della Corte Costituzionale, la quale può o dichiarare illegittima la normativa oppure, cosa che viene fatta sempre più spesso, mandare un monito al legislatore in modo che il legislatore possa riformare la legislazione sul punto. Questo è un caso, insieme ad altri su cui adesso non mi posso dilungare per ragioni di tempo, introdotti dalla nuova normativa tributaria, su cui una riflessione della Corte Costituzionale non sarebbe sbagliata. Vi faccio un piccolo esempio per farvi capire come queste strutture non riguardino solo la materia 231. Voi sapete che la nuova legislazione tributaria ha esteso le situazioni di ravvedimento operoso con efficacia penale, lo ha esteso anche alle frodi. Bene, oggi abbiamo la situazione assolutamente bizzarra per cui per le frodi, intese anche come frodi attraverso una falsa fatturazione, ci si può ravvedere tornando indietro nel tempo per tantissime annualità fiscali, in pratica fino a che non matura la prescrizione penale, e questo ravvedimento ha efficacia penale in quanto determina una causa di non punibilità. Per l'omessa dichiarazione, che invece è un reato molto meno grave perché non è connotato da frode, questa possibilità di ravvedimento è ammessa con un limite temporale molto ristretto, che è dell'ultimo anno antecedente a quello in cui si può, a quello relativo alla dichiarazione attuale. Quindi un ambito temporale limitatissimo, e poi ci si può ravvedere anche per gli anni precedenti, ma senza copertura penale. Ecco, questo per dire come molte volte queste assolute disparità di trattamento, più che frutto di una scelta razionale del legislatore, sono frutto di un imperfetto coordinamento che deve portare ad una correttura da parte della Corte Costituzionale. Bene, mi sembra di capire, quindi assolutamente allineato a quello che diceva Veneruso. Veneruso, parzialmente soddisfatto. Parzialmente soddisfatto allora dall'ipotesi che appunto lo stesso avvocato chiami in causa eventualmente la Corte Costituzionale, proprio perché evidentemente forse qualche correttivo sarebbe auspicabile.
Sì, perché questo ha costituito, chiedo scusa, avvocato, ha costituito a mio parere un passo indietro di quello che si era fatto prima per anche snellire tutto il lavoro dei giudici che si troveranno a gestire una mole di, se poi saranno attuate alla lettera della norma, tutte queste casistiche comporteranno possono comportare in teoria una miriade di denunce e poi alla fine succede come si verificava in precedenza, che si aveva un ingolfamento dell'attività giudiziaria, ecco, per cui credo che oltre a danneggiare l'economia, perché non porta valore aggiunto per quello che è, a mio parere, la ratio della direttiva PIF. Io vorrei un attimo aprire un altro capitolo, cioè quello della compliance integrata, in particolar modo a livello fiscale, perché come sappiamo la 231, l'inclusione dei reati tributari nel novero appunto di quelli presupposti, si è andato a inserire in un sistema di compliance fiscale già molto strutturato, che prevedeva tanti strumenti, molti dei quali chiaramente già adottati da aziende soprattutto strutturate come possono essere Prismian, Artesana. Chiedo allora a Beretta, voi come avete accolto questo nuovo frammento di compliance? Come eravate già strutturati? Quali strumenti avevate messo in campo e come stanno dialogando con la 231? Dunque, noi avevamo già un tax control framework ormai da 5 anni, nonostante non siamo ancora in cooperative, vedendo appunto lo strumento come una necessità per il presidio fiscale, quindi indipendentemente dal regime collaborativo. Devo dire che inizialmente eravamo sicuri di essere già coperti e non dover fare più niente, visto la presenza del tax control framework. Invece ci siamo visti, come tutte le altre aziende, a dover rivedere il nostro modello organizzativo, i protocolli. Un po' perché da un lato i reati, diciamo, non c'è perfetta sovrapposizione, no? Ad esempio, citavano adesso il reato del contrabbando, ci sono tematiche doganali, il TCF non copre la parte doganale, un po' anche perché è più, la 231 guarda più, insomma, la parte, io direi, patologica, se mi posso permettere, quindi guarda il reato, la fraudolenza, e di conseguenza abbiamo dovuto rivedere tutti i nostri processi. Verificare che appunto ci fossero tutti i presidi adeguati e fare un'analisi proprio partendo dai rischi e dai reati tributari. In più c'è un tema appunto di efficacia del modello, quello che dicevo un po' all'inizio, cioè il fatto che poi questi modelli va bene averli, ma devono essere efficaci, quindi c'è un tema anche di awareness e di conoscenza da parte degli organi. Nel caso della 231, l'organo di vigilanza è l'organismo di vigilanza, no? E non è il comitato controllo rischi come nel caso del TCF. Quindi anche lì abbiamo dovuto svolgere chiaramente anche un'attività ulteriore di formazione awareness all'interno del gruppo. Quindi diciamo con una duplicazione a volte di procedure, di processi che invece si considerano magari quando già si fa qualcosa, non dico messi da parte perché chiaramente vanno sempre rivitalizzati, anzi, come abbiamo detto in più occasioni, la compliance è qualcosa a cui bisogna guardare quotidianamente, che va aggiornata, però diciamo aggiungerci un tassello con nuovi organismi di riferimento non aiuta, ecco. Sicuramente abbiamo più interlocutori, chiaro che dove abbiamo potuto ci siamo appoggiati sul tax control framework, nel senso non abbiamo completamente staccati, però giustamente gli organi, diciamo, poi di controllo sono differenti, quindi abbiamo sicuramente in parte duplicato i flussi informativi. Veneruso, voi invece come vi siete regolati? Come avete fatto dialogare il modello 231 con quello che era già messo in campo con tutti i presidi già in essere in Artesana? Fondamentalmente condivido il pensiero di Laura perché pur avendo il modello 231 che oggi diciamo che può essere considerato sempre un cantiere aperto perché è sempre soggetto a manutenzione perché ormai la lista del catalogo dei reati presupposti anche prima di questi diciamo così, penali tributari già in precedenza è stata sempre come dire, incrementata e quindi il modello 231 io, per me è un cantiere aperto.
certo, non credo che finché non si metterà capiamo quali sono i reati ancora che mancano, che possono interessare il mondo dell'economia, delle aziende, sicuramente il modello è un modello, come diceva Laura, che non è un modello che si mette da parte, va sempre tenuto, manutenuto e farlo vivere nelle sue prerogative, cercando di attuarlo, di verificarlo, informare i dipendenti su quelle che sono, sempre in ottica di poi prevenire questi reati di ogni genere, da ultimo anche quelli tributari e doganali. E ovviamente con l'introduzione dei reati penali tributari nell'ambito del catalogo, avendo chi ha giustamente il TCF, un sistema di prevenzione del rischio fiscale, magari in prima battuta si credeva che questo potesse bastare a coprire quel gap, diciamo così, considerarlo un di cui del modello, ma abbiamo visto che in effetti non è così, in quanto si richiede che questo documento deve essere aggiornato sotto questi profili, perché tra l'altro poi in effetti per la specifica branca, come diciamo prima, c'era anche Laura, per la parte doganale effettivamente non è nella, diciamo così, nella TCF è prevista una, diciamo, rientra nell'ambito generale del rischio fiscale, invece il modello prevede una specifica poi previsione per ogni ambito penale tributario ricompreso. Sicuramente però, come sottolineo e faccio un richiamo alla recente circolare della Guardia di Finanza emanata proprio a margine del decreto fiscale di fine 2020, in effetti viene evidenziata proprio questa diversità dei due modelli, perché ovviamente anche là lo sottolineava che sono sottoposti a, come dire, entità di controlli diversi, quindi ci dice che sì, l'azienda che ha un TCF va bene, perché comunque sarà poi considerato eventualmente a favore dell'azienda positivamente in caso di si verifica una fattispecie penal tributaria, ma il fatto di aver implementato anche un TCF oltre al modello 231, questo non esime dall'aggiornare, quindi di andare a ulteriori ad aggiornare la compliance, aggiornare il modello e rendere, come dire, attuale in base a quello che è oggi la situazione del catalogo dei reati presupposti. Ed è venuta l'esperienza dell'amministrazione finanziaria della Guardia di Finanza, giustamente, certo. Lo accennavo prima. Avvocato, una possibile risposta: è stato chiamato in causa, quindi il dialogo soprattutto tra Tax Control Framework e modello 231. Da un punto di vista giuridico, chiaramente poi le aziende immagino che siano interessate anche a capire l'orientamento dei tribunali a riguardo. Quali sono i differenti perimetri, possibili ambiti di convergenza, di sovrapposizione, altri in cui invece magari le posizioni a riguardo, insomma, vengono considerati come due strumenti totalmente diversi, ripeto, soprattutto con un occhio magari al giudizio dei tribunali, alle corti. Guardi, una esperienza non dissimile da quella che abbiamo vissuto adesso col TCF, noi l'avevamo vissuta una quindicina d'anni fa, quando il decreto 231 è stato aperto anche agli omicidi colposi e alle lesioni colpose dovute ad infortuni sul lavoro. Allora si era proposta una situazione analoga, perché chiaramente quasi tutte le aziende avevano il documento di valutazione dei rischi, che è un documento che crea una sorta di organi di compliance, datore di lavoro, dirigente, responsabile per la sicurezza, prevenzione e la sicurezza, eccetera, che doveva convivere col modello 231. Bene, allora, come adesso, io penso che la soluzione più conforme sia ai principi del TCF sia ai principi della 231 sia quella di rispettare l'autonomia dei due sistemi. Sono due sistemi autonomi, ciascuno ha una propria finalità, ciascuno soprattutto ha degli organi di governance molto diversi.
Ci possono essere dei punti di contatto e questi punti di contatto devono essere valorizzati. Per esempio, nel modello organizzativo, nel momento in cui deve istituire le procedure per il monitoraggio di determinate attività, ben può mutuare quelle che erano state già elaborate per il TCF, a patto che queste naturalmente soddisfino le esigenze del modello organizzativo. E gli organi di governance del TCF sono diversi da quelli del modello organizzativo. Nel TCF non c'è l'organismo di vigilanza, che sappiamo invece essere il cuore del modello organizzativo. Quindi non si può neanche lontanamente immaginare che un'azienda che non sviluppi il modello organizzativo e che ha il TCF possa un domani difendersi dicendo: io non ho sviluppato il modello organizzativo perché avevo già il TCF. No, questo non verrebbe accettato da parte di nessun giudice. Altro è invece, nello sviluppo del modello organizzativo, utilizzare per quello che può servire, e vi assicuro che serve molto, perché risparmia tantissimo lavoro, quanto è già stato fatto in sede TCF, come tanti anni fa utilizzare il documento di valutazione dei rischi rendeva molto più semplice l'adeguamento del modello. Quindi rispetto delle aree reciproche, soprattutto nessuna commistione tra i due sistemi, che sono sistemi che hanno origine e finalità differenti, anche se con tantissimi punti di contatto. Bene, grazie Avvocato. Noi sappiamo, chiaramente stiamo dando molto spazio perché la 231 parla degli enti, ma sappiamo che poi dietro i provvedimenti, dietro i documenti che escono, ci sono anche le firme delle persone. Quindi vorrei chiedere una battuta veloce a Beretta. Dal punto di vista di tutela personale, qual è, come dire, il sentore? Come vi sentite? Protetti in questo momento? Allora, protetti direi assolutamente no. Credo che, insomma, abbiamo come responsabile fiscale che firma la dichiarazione a nome anche di altri, credo che abbiamo una speranza più che una sicurezza o certezza. C'è la speranza che questo modello organizzativo, l'introduzione dei reati tributari, in qualche maniera possa essere poi usato anche per la difesa delle persone fisiche, a parte quella degli enti. Ovviamente per i reati tributari coperti dal modello organizzativo 231. Per tutti gli altri, quindi che sono, immagino appunto, si possano ritenere coperti dal Tax Control Framework, io ritengo che avere un Tax Control Framework con una descrizione dei processi, dei presidi fiscali, possa essere anch'esso usato nella difesa della persona fisica per quei reati. Adesso poi mi piacerebbe sentire anche l'Avvocato Cagnola, perché penso che insomma le mie possono essere speranze, spero che lui ci dia qualche certezza in più. E noi lo interpelliamo subito. Avvocato, cosa dice? Sono speranze, certezze? Non lo so, quando si tratta di tribunali. No, non sono speranze, sono certezze in questo senso. Allora, il fatto che questo sia un webinar sulla 231 fiscale e non sui nuovi reati fiscali vi protegge dal mio intervento sulle nuove pene sui reati fiscali, perché sennò vi spaventerei. Però diciamo che in linea di massima la nuova legge, oltre a prevedere l'estensione della responsabilità anche alle persone giuridiche, ha inasprito moltissimo le sanzioni per i reati fiscali. E ripeto, non entro nei particolari per non spaventarvi. Dov'è quello che io ritengo una certezza più che una speranza? E qua sto parlando sia del TCF sia del modello organizzativo, meglio ancora se poi ci sono tutte e due. I reati fiscali sono reati dolosi. La falsa fatturazione, per prendere un reato fiscale molto comune, è un reato doloso. Chi firma la dichiarazione che ha in pancia delle false fatture non è responsabile se non aveva la consapevolezza di mettere in pancia della dichiarazione fatture false. No, potrà commettere quella che noi chiamiamo la condotta tipica, ma per rispondere penalmente ci vuole anche un dolo, cioè ci vuole consapevolezza che io sto presentando una dichiarazione con fatture false. Ora, quando emergono processi di falsa fatturazione, ma lo stesso discorso potrebbe farsi per altre fattispecie di reato,
Il problema è che non ci sono dubbi che l'amministratore delegato, il firmatario della dichiarazione, non potesse sapere che fatture magari per 20.000-30.000 euro sono state messe da una società che poi si è scoperta far parte di un giro di frode carosello. Il problema è che molte volte è difficile dimostrarlo, perché che se ne dica. Certe volte l'avvocato penalista si trova di fronte a un ribaltamento dell'onere della prova. Arriva la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate, il dibattimento, dice: guarda, noi ti proviamo la falsità, almeno sotto il profilo soggettivo di queste fatture, ti proviamo che la dichiarazione l'ha firmata il signor Mario Brambilla, e adesso dimmi tu perché il signor Mario Brambilla non dovrebbe essere responsabile. Ora è chiaro che se il signor Mario Brambilla può presentarsi in dibattimento, difendersi dicendo: guardate, io avevo uno strumento di compliance che prevedeva dei controlli specifici sui fornitori, dei controlli specifici sulla effettività delle forniture, controlli stringenti che non hanno mai dato luogo a nessuna segnale di allarme, ma io come potevo anche lontanamente rappresentarmi la falsità di queste fatture. Ed ecco che allora il compito dell'avvocato penalista è molto agevolato, perché non ha bisogno di portare testimoni, di andare a ricercare elementi molto complicati per difendere la buona fede del suo assistito. Può basarsi su quelli che sono gli strumenti di compliance, sempre che effettivamente questi strumenti di compliance siano effettivi o non ci sia, ma sono ipotesi che non attengono ovviamente la platea, non ci sia una collusione fraudolenta tra il firmatario della dichiarazione e l'emittente delle fatture false. Ed ecco quindi che sul terreno probatorio è una certezza l'aiuto che possono dare questi modelli. E vi dico, con le nuove pene e con l'introduzione della cosiddetta confisca allargata nel settore dei reati tributari, oggi chi firma la dichiarazione deve utilizzare tutti questi strumenti per tutelare la sua posizione personale. Qua mi fermo perché non è un convegno sulle posizioni personali, è un convegno Sulla sulla 231. 231, Però assolutamente sì, è una voglio dire come trasmissione. questo punto di intersezione è molto importante. Cioè, 231 serve non solo alla società, anche al firmatario della dichiarazione. E dire che questo è un nodo centrale, spero che i telespettatori, chiaramente abbiamo un pubblico assolutamente specializzato tra i nostri telespettatori, abbia accolto con soddisfazione e con gioia questa sua certezza, perché non è sempre facile, soprattutto quando si ha a che fare con gli avvocati, sentirsi dire è una certezza. Quindi la certezza in questo caso è importantissima, perché è una certezza di tutela, lo ricordiamo, quindi ben venga allora l'introduzione nel modello 231, se può tutelare non soltanto gli enti ma anche la persona fisica. Vorrei con voi affrontare un altro dubbio che ha fatto molto discutere le imprese in questo periodo, cioè quello del doppio binario che si viene a creare tra procedimento tributario e procedimento 231, che sono destinati ormai a convivere. Ecco, da un punto di vista aziendale, ancora una volta, quali sono i nodi che vi trovate a dover sciogliere? Cioè, quali i dubbi, Veneruso? Scusate, anche in questo campo sicuramente sappiamo che non possiamo non rilevare che l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria stabilita dal decreto legislativo 231 del 2001 nei confronti della società, cui sono riferite le violazioni penali tributarie contestate agli organi apicali, ad esempio, concorrono con le altre sanzioni previste dal sistema, come ad esempio le sanzioni contemplate dalla disciplina amministrativa,
tributaria del decreto legislativo 471 del 97. Infatti sappiamo bene che la legge prevede che le sanzioni amministrative tributarie che sono riferite proprio al rapporto fiscale di cui è parte la società non sono imputabili all'amministratore, quindi in questo caso al firmatario della dichiarazione, ma sono riconducibili direttamente alla società stessa. Ecco, in sostanza, quindi volendo fare un'esemplificazione, nel caso in cui da un accertamento per un reato fiscale che rientra nei nuovi reati presupposti della 231, ad esempio prendiamo il caso della dichiarazione infedele che però è stata commessa con diciamo così con il carattere della transnazionalità portando l'evasione dell'IVA, quindi ipotesi contemplata dalla direttiva PIF, in questo caso nei confronti dell'ente si renderà applicabile sia la sanzione amministrativa, che quella comunque viene contestata sempre, tributaria prevista l'abbiamo richiamato prima, decreto legislativo 471 del 97, sia la sanzione pecuniaria in termini di quote prevista per qualora venga accertata la colpa organizzativa nei confronti dell'ente, che rimane quindi due volte colpito con sanzioni pecuniarie alla base dello stesso presupposto. Oltre all'ipotesi penale, alla violazione penale che comunque viene contestata. Ecco, questo è un po' che rileviamo a seguito di queste modifiche. Quindi di fatto una possibile duplicazione della sanzione. Beretta, voi invece, poi passiamo la parola all'avvocato Cagnola per provare anche qui a fare un po' di chiarezza dottrinale e giurisprudenziale. Allora, dunque, quello che un po' succede come situazione, ci sono parecchie situazioni dove le norme non sembrano coordinate, no? Un po' quello che diceva l'avvocato prima. Quello che si vede nel sistema premiale, diciamo, riscossivo, cioè il fatto, ad esempio, che ci sono delle ipotesi di non punibilità nel caso in cui si paga il debito, quindi la persona fisica in qualche maniera può uscire, diciamo, non configurarsi più un reato, ma al tempo stesso non funziona la stessa cosa per l'ente, quindi noi ci troviamo con delle norme che in realtà mettono molto in conflitto di interesse la persona fisica rispetto all'ente, nel senso che se occorre pagare e estinguere il debito tributario perché per non avere la punibilità, al tempo stesso queste disponibilità economiche vengono generalmente date dall'ente. Se l'ente in questo caso presente fa un'autodenuncia e di conseguenza poi incorre in ulteriore pene pecuniarie o pene interdittive, è chiaro che noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui quella norma non opera, nel senso che la persona fisica difficilmente avrà la forza o le disponibilità economiche per perseguire la non punibilità. Queste sono altre norme, diciamo, che non si capisce se volutamente o distrattamente non coordinate. Quindi duplicazione e non coordinamento tra norme. Avvocato, proviamo ancora una volta a fare un po' di chiarezza e a dare qualche suggerimento alle imprese per orientarsi. Prego. Sì, allora teniamo distinti i due punti, quello della duplicazione, anzi triplicazione, adesso vi spiego perché, da quello del non coordinamento tra le norme. Ma io più che di duplicazione parlerei di triplicazione, perché oggi noi abbiamo davanti ad un illecito tributario costituente reato, abbiamo la responsabilità della persona fisica, che nel caso di società è il firmatario della dichiarazione, abbiamo la responsabilità fiscale della società, quindi debito fiscale, interessi e sanzioni, salatissimi tra l'altro, e abbiamo la responsabilità amministrativa della società, ai sensi della legge 231. Quindi esponenti dello stesso soggetto sono colpiti tre volte. Sono colpiti tre volte con sanzioni che si cumulano. Ora, è un trattamento ragionevole, è un trattamento irragionevole. Noi sappiamo purtroppo che la giurisprudenza europea, alla quale noi come giuristi italiani ci avevamo appellati dopo il caso Grande Stevens,
caso in cui, in tema di abusi di mercato, le corti europee erano giunte a stabilire il principio per cui non vi poteva essere duplicazione, oggi, a partire da 4-5 anni a questa parte, c'è stato un ritorno, a mio giudizio, deprecabile da parte delle stesse corti europee, utilizzando il principio della cosiddetta connessione temporale e connessione sostanziale, cioè cosa mi dicono le corti europee a partire dal novembre 2016 del caso Norvegia, purché i procedimenti siano sufficientemente connessi da un punto di vista di sviluppo e da un punto di vista di tempi, possono coesistere diverse forme di responsabilità, anche se danno luogo ad una duplicazione o triplicazione. E quali sono i requisiti perché il sistema possa passare al vaglio della Corte europea? La prevedibilità delle sanzioni, il fatto che queste sanzioni abbiano finalità e scopi diversi e ovviamente la proporzionalità delle sanzioni per evitare un trattamento sanzionatorio spropositato. Ora, io ritengo che i primi due requisiti possano sussistere con riferimento al mondo del penale tributario. Il terzo, quello della proporzione, è veramente discutibile se pensiamo al cumulo tra sanzioni fiscali, sanzioni 231, dove per sanzioni 231 intendo anche la confisca e quindi anche una forma aggiuntiva di sanzione, e poi responsabilità della persona fisica. Quindi penso che, nonostante questo ritorno di fiamma, chiamiamolo così, in senso negativo delle corti europee, ci possa essere spazio per riportare all'attenzione di queste corti il sistema penale tributario italiano. Difetto di coordinamento. Io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva la dottoressa Beretta, cioè il fatto che c'è una grossa discrasia tra la posizione della persona fisica e quella della persona giuridica, perché mentre la persona fisica è ammessa oggi anche per i reati di frode a fare un ravvedimento operoso preventivo, cioè prima che comincino ispezioni, verifiche e a maggior ragione un procedimento penale, e può portarsi a casa con questo ravvedimento una causa di non punibilità, questa causa di non punibilità non vale invece per le persone giuridiche, e questo dà luogo ad una situazione di potenziale conflitto, perché la persona fisica vuole salvarsi la pelle, scusate il termine molto terra terra, ma siccome non ha i soldi per salvarsi la pelle deve farseli dare dalla società. La società che deve dare i soldi sa che salverà la pelle della persona fisica, ma non salverà la pelle propria, perché ci sarà comunque un processo per responsabilità ex decreto legislativo 231. Quindi come si può oggi superare questo gap? Allora, io ho cercato qualsiasi sforzo interpretativo delle norme della 231 per poter vedere se non c'è una possibilità di forzare determinate norme, ma mi sono accorto che, a meno di non voler sostenere delle tesi giuridiche assolutamente, se vogliamo, neanche dignitose, perché bisognerebbe confondere le condizioni di procedibilità con condizioni di punibilità, quindi tesi diciamo non corrette dal punto di vista giuridico, una soluzione purtroppo non c'è. E questo è un punto su cui il legislatore dovrebbe intervenire al più presto possibile, perché rischia di essere un punto che paralizza il sistema. Non è del resto la prima volta che vengono emanate delle leggi e dopo qualche mese si scopre che ci sono delle imperfezioni. Questa è qualcosa più di un'imperfezione, ci sono delle disparità di trattamento tra posizioni uguali e il legislatore può intervenire a modificare il punto con una norma che, peraltro, essendo una norma più favorevole per la persona giuridica sotto indagine, sarebbe retroattiva e quindi si applicherebbe anche alle fattispecie precedenti. Quindi un piccolo intervento che stenda la causa di non punibilità anche alla persona giuridica potrebbe risolvere tante situazioni potenziali di conflitto.
Quindi da una parte ancora una volta intervento delle corti, dall'altra proprio quella del legislatore. Un appello a intervenire a cui devo dire si unisce anche le fonti TV assolutamente. I correttivi quando necessari per permettere al sistema e alle imprese di operare in serenità e con i mezzi giusti è quanto mai dovuto, soprattutto in questo periodo, aggiungerei. Sì, perché non vedo nessuna, per quanto uno si possa sforzare, non c'è nessuna razionalità in questa disparità di trattamento. Benissimo, la ringrazio, avvocato, per questa ulteriore rimarcazione appunto di un parere tecnico e di grande valore come il suo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Oggi abbiamo parlato di giro di vite sulla tax compliance e devo dire che il giro è stato veramente stretto e forte, a quanto abbiamo potuto ascoltare. Grazie allora a Laura Beretta, capo della Grazie a funzione voi, fiscale grazie a di tutti. PRI, grazie per essere stata con noi, grazie ad Antonio Veneruso, capo della funzione fiscale di Artesana, grazie Veneruso, Grazie a voi e grazie ai telespettatori per l'ascolto. grazie naturalmente all'avvocato Cagnola che ci ha fornito moltissimi spunti, anzi l'invito nostro è quello di continuare a riflettere con noi anche a settembre sulle pagine del nostro mensile Legal, uscirà uno speciale proprio dedicato alla 231 e noi assolutamente vogliamo contare sul suo contributo. Grazie, grazie mille, sperando che magari a settembre ci sia qualche novità per cui possa dire almeno questo punto è stato risolto. E noi lo speriamo con lei. Buon pomeriggio e grazie ancora. Grazie Grazie, grazie a tutti. a tutti. Grazie, grazie. Bene, grazie chiaramente anche ai nostri telespettatori per averci seguito. L'appuntamento con la 231, la TV Week dedicata al diritto penale di imprese per domani alle 14:30, una pausa pubblicitaria e le fonti TV torna con i mercati internazionali. Alessandra Giorgeva, buon pomeriggio.